Podcast. Nelle puntate precedenti di Dungeons & DJ. Io sto cercando un uovo. Signore e signori, benvenuti al circo Scratch Peoples. Fate conto che io sono un dragone orfano. Raccolgo io un po' di fluido viola. Perfetto, non lo so perché. Quindi tu da questo momento girerai con un cassetto pieno di liquido. Poi se mi rompo le palle lo butto via. Io dai, dal volevo cappello dirvi che evoco della lonza. Io sono in cerca di mio fratello. Il signor Scratch Peoples è il proprietario del miglior circo. Vabbè, è chiaramente mio padre. Prego, uccidetevi, a meno che non vogliate finire in pasto alle nostre belve distorcenti fuoco. Vedete Erpe che si concentra, ma neanche troppo, e riesce a scagliare una scintilla di fuoco. In quel momento sincronizzato, Shenron si trasforma in una formica. Come ti chiami di nome? Candelora. E di cognome? Come il tuo. Il druido è morto! E tutto il pubblico... signore e signori, accorsi qui lontano, fate un grande applauso per gli eroi di questa sera che ora si presenteranno per voi. Ecco le mani al cielo per Candelora Grattacciottoli, il pubblico! Quando lei dice Candelora Grattacciottoli, il pubblico fa... Porca puttana! E comincia a essere sospettoso perché dice: ma come Grattacciottoli? L'avrei dovuto dire. No, si chiamava Grattacciottoli anche il padrone del circo. Sì, quindi... ma obietto. No, è un soprannome, è un soprannome. Vedi il pubblico che comincia. Posso dire che sei una merda? Che vuoi? No, perdona. Che vuoi? L'hai detto tu. A questo punto della partita non avevo veramente idea di cosa sarebbe potuto succedere perché i miei piani erano andati a farsi benedire già da un po'. Ho reagito distinto a questa proposta di Brenda perché mi divertiva l'idea che si fosse messa nei guai da sola e la sua reazione mi dice che è stata una buona scelta. Certo, ora non ho nessun indizio su cosa stia per accadere. Boh, seguiamo il flusso e lasciamoci sorprendere. Non siamo parenti. Non siamo parenti. Vedi un goblin che si alza e fa: è una vergogna, è uno scandalo, è tutto pilotato. Lei è la figlia del padrone. Ammazzarlo. E tutto il pubblico comincia un po' a rumoreggiare. Cosa fa mio padre cosa sta facendo in questo momento? Tuo padre fa no, no, state calmi, ma come vi viene in mente? La ragazza probabilmente, l'elfling si sarà sbagliato. E si alza un coboldo che fa: è un elfling, esattamente come il signor Grattacciottoli. Sono padre e figlia. E cominciano a tirare cose. Cominciano a tirare cose sul palco. Ma non può aprirci. Si comincia a scaldare. Non può aprire l'uscita. Papà, scappiamo. Scappiamo. Aprici, scappiamo tutti insieme. Ok, lui ti abbraccia, ti fa: l'uscita è quella. E mentre ti fa questa cosa, prende due pugnali, ok? Due pugnali, e te li appoggia all'interno della cintura. Questi due pugnali sono pugnali speciali che permetteranno a Candelora di fare ancora più danni con i suoi attacchi. D'altra parte al gruppo ora manca un guerriero e Brenda ha sempre voluto essere più efficace nel combattimento. Consideratelo anche un dono per aver ben interpretato queste scene di ricongiungimento padre-figlia. Dice il saggio master: un premio per incitarli, un premio per spronarli, un premio per ispirarli e nel proseguio stimolarli. Ok, te li appoggia all'interno della cintura. Te li appoggia all'interno della cintura. Poi lui si gira e fa: signori, non mi sembra il caso. Il circo Scratch Peoples non vi ha mai dato delle delusioni. Ma il pubblico si alza e comincia a scendere verso di lui. Ok, su di lui. Voi siete nella pista, che cosa portiamolo fate? Portiamolo con noi, sì, dai. Prendiamolo. Dai. Sì, direi. No. Scusami, Clara, una bella fiammata sul pubblico del carro. Vai. Ok, provo a sfiammare. Vai. Fantastico. Vedete Glera, che non si è neanche presentata al pubblico, che comincia a sputare sul pubblico. Per vedere quando ne frega un cazzo. Ok. Questa fiammata raggiunge il pubblico. 4-5 goblin coboldi prendono fuoco, cominciano a correre, arrivano sul tendone del circo che va a fuoco anche il tendone del circo. Quindi ragazzi, ci sono fiamme attorno a voi. Si crea il panico. Il pubblico comincia a correre a destra e a sinistra. Voi siete in mezzo alla pista e il padrone del circo sta cercando: buoni, è tutto sotto controllo, non c'è niente distorto, non c'è niente di male. La situazione è completamente sfuggita di mano. Walsh non può tornare, tanto ormai è tutto sputtanato. Ti va di tornare tra noi, ma che magari ci aiuti? Sì. A lui lo farei tornare quando siamo al sicuro, perché poi dopo
nel fuggi-fuggi c'è qualche spettatore che si incazza, ci mena pure. Il circo è in fiamme, il tendone è in fiamme, le bestie dentro le gabbie capiscono che si sta mettendo male, cominciano a sbattere sulle gabbie per uscire. Il pubblico è nel panico, cerca di uscire ma non riesce. Noi siamo circondati dal fuoco. Immaginati che sei in una situazione in cui tutti scappano e voi riuscite a vedere. Andiamo. Io in formichese dico scappiamo, nessuno mi capisce. Non dici niente perché sei nella sua tasca. Sì, ok. E andiamo verso l'uscita. Perfetto, cominciate a scappare. E uscendo, già che sono lì, io tirerei una frecciata a qualcuno di quelli. Ma no, per dire. Questa dico, è un po' la mia famosa testata. Erano minacciosi. Sì, intanto, tirami un dato da 20 e aggiungi il bonus di destrezza. Allocandiere. Tirami un dato da 20 e aggiungi il bonus di destrezza per una frecciata. 7 più 1, 8. 1, 8, ok, vedete Morbegno che prende la sua freccia mentre corre e la lancia. Ed effettivamente prende un coboldino poverino che stava lì e faceva si trova trafitto dalla freccia, casca a terra, la situazione è completamente nel panico. Uno di meno. Voi arrivate alla porta, c'è questa barra davanti che la blocca. Okay? No, la scassiniamo, io c'ho ma non serve neanche, non serve, basta che la alzi. Okay. Basta che la alzi. No, diamogli fuoco. Erpe apre questa barra, si apre il pubblico, un po' di pubblico esce. Nel frattempo le bestie hanno sfondato le gabbie. Tu mentre ti giri che stai uscendo dal circo, l'ultima cosa che vedi le bestie che sono saltate addosso al pubblico, cominciano a sbranare a destra e a sinistra. Ma fai con me, però. E senti Candelora! No. Nel frattempo le fiamme hanno avvolto il circo, voi siete fuori da questo circo, siete sbucati insieme a tutto il pubblico che corre via, scappa da tutte le parti, e voi siete sbucati all'interno di una vallata verde. Vabbè ragazzi, siamo vivi. Cioè, ma io abbraccio Candelora, lo so. Vabbè, abbraccio Candelora, io faccio tornare con le sembianze. Mentre io umane. Mi torno umano. Ok, nel frattempo piano piano il pubblico sparisce, si infila nella foresta e vedete anche la porta del circo che si richiude, ritorna alla terra dove era. E non sentite più nessun suono. Neanche le bestiacce, nessuno, tutti morti. Ed ecco un altro luogo completamente distrutto dal passaggio della compagnia della Cariola. Neanche Attila ai bei tempi. Comincio a intravedere quasi un pattern di comportamento. Comunque è andata così e a quanto pare non c'è tempo per piangere sui padri ritrovati e subito persi. Il racconto deve andare avanti. No, allora, adesso noi ci troviamo in un paesaggio non congelato. No, voi siete in una valle, non sapete bene dove siete in questo momento. Guardandovi attorno nessuno di voi capisce dove siete. Non c'è un paesaggio congelato, non siete nel lago ghiacciato dove eravate. Okay. Quindi siete entrati allora, in un posto noi, siete usciti. Io ho la bussola, il globo dell'orientamento. Allora, noi eravamo lì perché dovevamo prendere l'uovo. L'abbiamo preso. Io ce l'ho l'uovo, ce quello, l'ho ancora. Ma quello hai l'uovo di l'originale, io ho l'uovo originale, okay. La valigia piena d'acido e la lonza. E che ci dobbiamo fare io adesso con me? Io vorrei che tu mi dessi quest'uovo, se non ti dispiace. Però, Sharon, io devo trattiamo. Portarlo ai maghi rossi. Ma in cambio di cosa, Sharon, ai maghi rossi? Per riavere la mia casa, per riavere l'unico posto che ho, che loro Vabbè, mi hanno tolto. Ma siamo noi la tua casa ora? No? Tu hai fatto questa scelta. Io voglio sapere un po' di più della storia di Glera, ecco. Perché Glera non, anche Glera non ci ha detto niente, cioè in realtà, quindi ragazzi, fondamentalmente qual io è la tua storia? Sono cresciuta da sola, sono stata abbandonata. Sì, va bene, anch'io. Okay. Ah, dico, vabbè, meno aperto, dai. Cioè, insomma, ho appena perso mio padre. Avanti. Backstory. Glera Narrua. Niente, tu praticamente eri la figlia di questa Runara. Runara aveva fatto quest'uovo che eri che tu. Io? Ti aveva deposto chissà dove. E chissà chi mi ha trovata. Non lo sappiamo, però tu sei nata come drago e sei andata all'avventura, alla tua avventura. Sono cresciuta da sola per colpa di Matteo. Bellissimo, sì, bellissimo, senza padre e senza madre. Senza padre e senza madre, quindi mi sono fatta da me e... cioè conto solo su me stessa sostanzialmente nella vita, faccio fatica a fidarmi degli altri. Esatto. Fine backstory. E nei miei vari viaggi ho scoperto probabilmente di avere un fratello in giro per il mondo, quindi lo sto cercando semplicemente. Okay, ma questo è un uovo, non è che... ho capito, però quasi sicuramente è l'uovo, perché non ci sono molti uovi così, bronzo, giusto? Sì. Ma, ok. Quindi quasi sicuramente... Ma ho capito che ce l'hai anche tu con i maghi rossi o sbaglio?
Non credo, no. No, non ce l'ho neanch'io, no, no, no. E allora datemi quest'uovo. Io non è che loro lo distruggono, loro lo conservano perché quell'uovo... Per farci cosa, da però? Quell'uovo nascerà un drago che servirà a proteggere la città. Non vogliono mica farci la frittata. Sì, però, Shandon, questo però serve a farti nascere. Riottenere possedimenti, terre, palazzi. Noi che abbiamo rischiato la pelle, cosa guadagniamo da tutto questa vicenda? Non mi dire l'eterna gratitudine, perché non è coerente. Non ci interessa. Quindi, diciamo, se tu hai terre e possedimenti, li riottieni e li dividi. Volevo che tu sapessi che io non ho nessun interesse ad avere quell'uovo. Tu mi hai salvato la vita, quindi per me può essere tuo. Non sono in questa disputa. Sì, ma voi tu l'hai salvato. Non avevamo dubbi, Erpe. Voi quello che sapete è che l'uovo è sicuramente un oggetto di valore inestimabile, perché insomma ci vogliono mettere sopra le mani in tanti. Questo senz'altro. Ok, lui ha l'interesse di averlo per riportarlo ai Maghi Rossi, lei perché è il fratello. A me non servirebbe, a te non in teoria, servirebbe quindi... particolarmente. Magari lo posso vendere. Il solito egoista. Sicuramente se lo vendete vi glassano di denaro. Allora, cioè chiunque così. Lo vendete vi riempiono di soldi. Una cosa quasi inestimabile quel E se lo riportiamo lì. Noi ai Maghi Rossi e ai Draghi Rossi, sicuramente otterreste qualcosa tutti. Non solo lui, cioè, allora io tutti. Siccome comunque un conto in sospeso con loro, secondo me se gli riporto l'uovo. Ma noi sappiamo dove sono i Maghi Rossi. Sì, sono a Neverwinter. Lui lo sa perché ci abita a fianco. Sì. Ed è lontano da dove siamo qui adesso? No, l'unica cosa è che in realtà non lo sapete, perché non sapete bene dove siete. Siamo. Sapete che Neverwinter è la città più grande del nord, quindi... Ma io so dove è il nord, grazie al globo dell'orientamento. Certo. Bene, lo riportiamo insieme. Possiamo andare magari tratto per riuscire a tenermelo in qualche modo. Cosa, l'uovo? Non lo so, ognuno poi faccia le proprie riflessioni. Vuole. Direi che non ci dividiamo e... riportiamo l'uovo e magari tutti... Non ci dividiamo, però chi ha un interesse precipuo su quest'uovo, cioè Glera e Shenron, devono garantirci fin d'ora che avremo, qualunque sia il loro utilizzo, il nostro tornaconto. Capito, ragazzi, ma almeno è una questione affettiva. No, il mio fratello, ce ne frega. Ragazzi. Vi dirò che in tutto questo io vivevo come un eremita dentro questa casa che loro mi hanno tolto, ma l'idea che tutta questa storia si esaurisca nel fatto che io come un cagnolino torni dai Maghi Rossi, gli do l'uovo e torno in possesso di casa mia quando io ho un conto in sospeso col mio fratello, devo dire che quasi quasi... Non ti interessa. Mi interessa più la vendetta nei confronti di mio fratello. Vabbè. Questa evoluzione di Shenron è molto interessante. Se la cavalcassi, potrei ancora avere materiale per tantissime avventure. Possiamo aiutare. Quindi a noi i possedimenti, intanto. Sì, però, però le proprietà. Voi potreste nel caso aiutarmi in un futuro, ucciderlo? Eventualmente in un futuro si possono fare tante cose. Cominciamo ad avvicinarci. Andiamo verso Neverwinter. Però aspetta, vediamo cosa fanno i Maghi Rossi. Glera, cosa ci dai tu in cambio? Vi aiuto a riportare il tuo uovo, scusami, cioè, perdonami. Alla mia vendetta contro mio fratello? Certo, ti aiuterò e nel caso dovesse nascere mio fratello potremmo formare una compagnia praticamente indistruttibile con due dragonidi. No, niente. Diciamo che è così il senso. Non ho un cazzo da offrirvi, ragazzi. Cominciamo ad andare verso Neverwinter. Adesso dai. Fra tre secondi arriverà un globo dell'orientamento. Io lo utilizzo. Mi dice da che parte il nord. Perfetto. Partiamo. Voi vedete che Shenron prende il globo dell'orientamento. Effettivamente funziona come una bussola, quindi punta verso il nord e voi vi incamminate. Io però ho bisogno di sapere chi porta l'uovo di io. Voi. Siete tutti d'accordo? No, io per ora ce l'ho io, ma per ora ce l'ha lei. Allora, tu hai la destrezza, sei abbastanza destra, quindi se qualcuno te lo dovesse sfilare, ok, magari hai meno problemi a lasciarlo in giro. Lei ha troppo interesse ad averlo. Il problema è che lei, oltre ad avere l'uovo, ha anche sto cassetto pieno di acido. Lo prendo non è proprio io, comodo. Pieno di? Acido. L'acido del Mimic. Ah, già, giusto. Dai, cedi il cassetto a qualcuno. Dai, tengo io il cassetto. Va bene. La lonza? La lonza ce l'ho attaccata al pantalone. Stima per come durante il caos fuggi l'incendio tu sei rimasta col cassetto in mano. È vero, effettivamente. Che poi dalla concitazione, come le tazze di caffè piene. Sulle mani. Esatto. Ok, perfetto, quindi abbiamo chiara la situazione. Il cassetto lo tiene Glera, tu hai l'uovo, invece il globo dell'orientamento ce l'ha Shenron. E vi incamminate verso quella che è Neverwinter. In realtà siete in una vallata e dovete infilarvi all'interno di un piccolo bosco che non è neanche spaventoso, è un boschetto come tanti ne esistono, ne avete già visti diversi in vita vostra, non è particolarmente spaventoso. Ma vi si gela sangue nelle vene quando vi rendete conto che... Sentiamo. Dai. No! Non ci si gela. Non vi si gela il sangue nelle vene. In realtà siete anche, come dire, un pochino sollevati nel sentire da lontano una musichetta.
Ah. È lontano, eh? Cosa fate? Morbegno, sarà un tuo collega. Sì. Io direi di avvicinarci con fiducia. Ok. Quando, vi, vi avvicinate, tu, Candelora, tu, Erpe e tu, Morbegno, riconoscete chi è la persona che sta appoggiata, ecco, all'albero e suonicchia. Sì. E quando lui vi vede, vi riconosce e fa... Ma voi, voi siete... Lo dovevo sospettare, permettete che io mi presenti. Mi chiamo William McTodd. E quello che voi vedete è, lo parlo soprattutto a Francesco Alessandra, un piccolo umanoide a forma di ranocchia. Quindi è piccolino, 20-30 centimetri, per nulla spaventoso. Voi l'avevate visto con una fisarmonica. Adesso invece ha una specie di banjo, una specie di chitarrina, ok? Sono un bardo, sono nato per intrattenervi ed è un piacere conoscervi. Compagnia della Cariola, ma ci siamo già allora, visti. Caro collega, spero che abbiate fatto buon uso della mia pozione di guarigione. E dov'è finita la bellezza nanica? Si congela. Sta toccando perso una ferita. Sì, oh, sì. Mi dispiace. Un drago bianco. Mi dispiace molto. No, vabbè, però è forse non è morta, cioè lì congelata, non sappiamo. Ah, mi dispiace. Vedo però che l'avete sostituita con un'altra bellezza draconica. Ma un piacere conoscerla. Lui è molto affascinante, proprio quasi un crooner. Un charmant. Quasi charmant. Beh, come va? Insomma, spero che abbiate fatto buon uso della pozione di resurrezione che vi ho dato tanto tempo fa. L'avevamo utilizzata, mi sa, per resuscitare Erpe. Però è passato così tanto tempo, così tante avventure, emozioni. Tantissime. Da quel momento che... Ma non ne ha una nuova per caso? Intanto la accarezzo. Purtroppo no, però un regalo ve lo voglio fare, perché, e qui ringrazio tutti, mi avete fatto uscire da quel circo maledetto. Ma c'era anche lei lì dentro, quindi. Ah sì, che c'era la porta. Mi avevano messo in una stanza con una porta di rana e ogni tanto arrivavano degli avventurieri e io dovevo intrattenerli. Cos'è che doveva fare? Cos'è una porta di rana? Una porta a forma di rana, cioè con un simbolino di rana, e io dovevo intrattenerli. Grazie al cielo mi avete liberato, grazie, vi ringrazio. Per questo vorrei farvi un regalo, se vi va. Certo, grazie. Però sapete che io i regali li posso fare solo a una persona di voi, e il regalo che vi farò non ve lo potete prestare, altrimenti poi non funziona, quindi lo dovrò usare solo la persona. Possiamo sapere che regalo hai in mente di farci? Certo, volentieri. Tira fuori una pietra luminosa, sbrilluccichina. Questo è forse l'oggetto più potente che possiate incontrare. Ma cosa fa questo oggetto? Non so se voglio dirvelo adesso. Vabbè, ve lo dico adesso. Vabbè, liberata. Se voi poggiate questo oggetto, questa pietra, su un qualsiasi oggetto, per quell'oggetto, creatura che sia, il tempo va avanti veloce. Lo poggiate su un albero? Quell'albero improvvisamente cresce o invecchia. Lo poggiate su una persona, su un essere umano? Quell'essere umano invecchia improvvisamente fino a diventare cenere. Chi lo poggia decide di quanto tempo va avanti l'oggetto, ma vi assicuro che è uno degli oggetti più potenti. Anzi, se qualcuno vi chiede se ce l'avete o se io ve l'ho dato, voi non avete visto niente. Lui lo fa sparire nella giacca. Allora, vi va di giocare oppure no? Chi lo prende? Io ho subito pensato, non so voi, con quello fai maturare l'uovo e facciamo nascere. Io non ci avevo neanche minimamente non mi era però neanche ai maghi rossi cosa interessa il contenuto dell'uovo? Interessa l'uovo in quanto futuro drago. Non sappiamo nemmeno se poi questo futuro drago esce dall'uovo ed è il nostro amico. Magari fa il drago e ci incenerisce, non so se... Ma un drago cucciolo non è così potente. Lo facciamo crescere di due mesi. Mi sembra prematuro fare dei piani, perché ancora non sapete chi di voi avrà questo oggetto. Ma non è lei che decide? Noi? Ah no, lo decide il destino. Vi va di giocare oppure bene, no? Va bene, meglio il destino che noi, sennò ci voleva il consiglio di sicurezza dell'ONU per decidere chi si prende. E allora lui, lo vedete che si posiziona, prende la chitarrina e comincia a suonare e fa... Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andar. Se parti da puzza e un laghetto vorrai, è pozza che dire tu dovrai. Okay. Ma pochi secondi per rispondere avrai, cambia una lettera, dai. Se parti da pozza e una grezza vorrai,
è rozza che dire tu dovrai. Ma se ti sbagli o fai tardi, tu già lo sai che il premio di certo di mano passerai. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente storto potrà andare. Allora, ci state o non ci state? Sì. Dai, bello, ci siamo, ci chiaro. Siamo finalmente. Allora, c'è un tempo per le risposte? Sì, solo pochi secondi. Altrimenti non fate un punto. Chi fa più punti, sapete, mi piace giocare. Porterà con sé l'oggetto e deciderà che cosa farci. Mi raccomando, non potete prestarvelo, Poi ti guarda. Collega, voi avevate vinto l'altra volta. Vi dispiace se ricominciamo da voi? Ma mi piace. E allora lui comincia. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andar. Si parte da rozza, è un pesce con le ali. Razza. Dimmi la risposta quale è. La risposta è razza. Un punto al collega, un punto al collega, bene, bene. Non mi ha deluso neanche questa volta, poi guarda Glera e fa... Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andar. Si parte da razza, è l'uccello che ruba. Dimmi tu la risposta quale è. Ah, la gazza. Giusto, un punto anche per la Dragonide. Ma siete diventati più bravi in questo momento. Posso questo dire che dopo giro? Aver passato il tempo a evitare attacchi con acido, eccetera, giocare a rozza. Sì, era una cosa lieta. Mago, l'altra volta eravate stato molto scarso. Vediamo se questa volta andrà meglio. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andar. Si parte da Gaza, lo è di gioia o d'amore. Palestina. Dimmi tu la risposta quale è. Pazza. Giusto, un punto per tutti, ma siete bravi. No, dovrò scegliere chi. Finora, un punto per tutti. Dovrò scegliere chi eliminare. Sindrome dell'abbandono, zero. Infatti, ci siamo anche noi, Bellezza? Ehi. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andar. Si parte da pazza, può essere noia o vivanda. Dimmi tu la risposta quale è. Oh no! Il primo fallimento! Ma ragazzi, ma... Si parte da pazza, può essere noia o vivanda. Ma è la pizza! Una noia, che pizza! O la vivanda, la pizza! No, zero punti per la signorina Candelosca, se non ricordo male. Candelora. Vediamo il nuovo entrato come se la cava. E vediamo. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andar. Si parte da pizza, ci puoi prendere chi scotta. Dimmi tu la risposta quale è. Una pinza. Giusto, giusto. Quindi mi dispiace, Elfling, solo voi siete fuori da questo giro. Vabbè, non importa, tanto altre qualità io. Tipo? Beh, avere l'uovo. Esatto. Uovo? E anche una lonza. Avete un uovo? Che uovo avete? Nessun uovo. L'uovo per fare le frittate. Un uomo abbiamo. Collega, ritocca a voi. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andar. Si parte da pinza e ci misuri la birra. Dimmi tu la risposta quale è. Pinta! Giusto, giusto, si conferma ancora leader di questo gioco. Mago? Eccomi. Tocca a voi. Sì. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andar. Si parte da pinta e la puoi fare di corpo. Dimmi tu la risposta quale è. Piscia. Vai. Il tempo è scaduto. Anche il mago è fuori da giochi. Era la finta di corpo. Si parte da pinta e la puoi fare di corpo. Una finta di corpo. Mi dispiace, mago. Beh, ci sono ancora... Due giocatori che devono giocare. Drago, prego. Tocca tanto a voi. Esco subito. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andare. Si parte da finta, è una fila di muri. Dimmi tu la risposta quale è. Cinta. Ed è giusto, giusto. Questa volta, collega, avete trovato pane per i vostri denti. La Dragonide sembra sveglia. Non la temo troppo. Ma insomma. Poi guarda il druido e fa: uè là,
Proviamo se anche voi siete altrettanto sveglio. Fatti sotto. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andar. Si parte da cinta, se la perdi ti tocca. La risposta quale è? No. Il tempo è scaduto, la risposta era conta. Se perdi la conta, tocca a te, se la perdi ti tocca. Bene, rimangono solo due giocatori, la Dragonite dai, e il collega. Collega, sarei sorpreso di vedere che per la seconda volta voi vincete, perché mi domanderei perché girate con questo gruppo. Stiamo calmi. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andare. Si parte da conta, lo fa il toro alla vacca. Dimmi tu la risposta qual è? Monta! Ed è giusto, giusto. Tra l'altro fa ridere perché è un po' una cosa che ti immagini che sono il toro. Cambia una lettera, non esitar, Dragonite, e niente può storto andare. Si parte da monta, è un po' scema, un po' tocca. Dimmi tu la risposta qual è? Tonta. Giusto. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andare. Si parte da tonta e non è certo pochetta. Dimmi tu la risposta qual è? Tanta. Bene, allora io direi così: se anche voi Dragonide riuscite a indovinare questo, lascerò che siate voi due a decidere chi di voi due deve prendersi l'oggetto. Si è rotto le palle. Ultimo anche voi, credo. Dai, cambia una lettera, non esitar, e niente può storto andare. Si parte da tanta e chi è felice lo fa. Dimmi tu la risposta quale è? Il tempo è scaduto, la risposta era canta. Da tanta si canta chi è felice. Mi ha distratta Candelora. Mi ha distratta Candelora. Cosa vi ha detto? Niente. Dai, dillo. Mi ha distratta. Dillo. Va, niente, niente. Allora, William McTodd fa: collega, posso dire che potevamo anche non fare tutta questa pantomima? Stavo per precisare. E posso darvi direttamente l'oggetto. No, quindi vedete lui che tira fuori la pietra, bella sbrilluccicosa, te la lancia, tu la prendi al volo. Mi raccomando, collega, voi fatene buon uso, ma so già che lo farete. Così sarà, diciamo che non sarà istantaneamente, cerchiamo di capire gli sviluppi. Ah prima. Beh, certo, potete anche venderla, il valore di quella pietra farebbe girare la testa a qualsiasi persona ricca. Beh, signore e signori, ancora grazie per avermi liberato dal circo Scratch Peebles e buon proseguimento. State andando da qualche parte di particolare? No, andiamo a fare una bella così, passeggiata. Così, in giro. Sì. Beh, picnic. Buona passeggiata allora. Grazie. E se ne va camminando nel bosco. Meno male che sei andato. Comunque, però il nuovo singolo non è male. Faccio arrivare. Ma cosa fate? Procediamo. Comunque sì. Dite che questa avventura non vi ha portato a nulla. Avete trovato una pietra preziosissima. Ho trovato dell'acido che torna sempre utile. Ma non vogliamo provare a svegliare il drago? Facciamo ancora un giretto. Niente, facciamo il giro. Aspettiamo. Niente. Ok, andiamo quindi avanti. Finché ce l'abbiamo noi, sia l'uovo che la pietra, possiamo decidere. Certo. Andiamo verso nord, proseguiamo ancora verso Neverwinter. Ok, Erpe, sei d'accordo? Sì. Continuare a camminare verso Neverwinter. Perfetto. Continuate. Anch'io sarei d'accordo, grazie che l'hai chiesto perché anche perché l'hai me. Detto tu prima. L'hai detto ok, tu prima. Va bene. Viene domanda. Sì. Ma noi come siamo messi a ricariche varie? Tipo, non dobbiamo dormire. Dato che potremmo, c'è una situazione... Diciamo, veniamo da un momento molto faticoso e traumatico. Se ci mettiamo sotto degli alberi... Dal cappello, la lonza è buona. Facciamo un riposino. Casomai c'è un altro coniglio. Comunque la sua domanda, nonché l'osservazione di Shenron, la sua domanda, maestro, capita a fagiolo perché state per camminare, comincia a imbrunire un po' e poco lontano vedete un piccolo paesino, molto piccolo, c'è proprio il cartello tipo benvenuti a, ok, immaginate, e c'è scritto Rocca di Helm, che è un paesino, un piccolo paesino con pochissime case. Una di queste c'è scritto Riposo dell'avventuriero e vi sembra proprio una locanda. La Rocca di Helm, il riposo dell'avventuriero e molte delle altre cose che sentirete tra poco sono luoghi dei Forgotten Realms, l'ambientazione in cui abbiamo deciso di far svolgere questa avventura, creata negli anni 80 dall'autore canadese Ed Greenwood. Dei Forgotten Realms trovate tantissimo online, dalle mappe alla mitologia, ai personaggi, a romanzi ambientati in questo mondo che possono essere davvero di ispirazione per i master di Dungeons & Dragons.
Esistono anche celebri videogiochi ambientati in questo mondo, tra cui il celebre Baldur's Gate, un'altra delle grandi città dei Forgotten Realms, questa più a sud rispetto alla Neverwinter, attuale destinazione dei nostri eroi. Andiamo a bussare. Raga, non facciamo cazzate come la volta scorsa. Possiamo prendere a pugni. Attestate più precisamente. No. Anzi, saremo generosi, pagheremo con un uovo e con una pietra speciale. Ok, entrate in questa locanda e quando aprite la porta vi accorgete che non c'è praticamente nessuno in questa locanda, okay. È praticamente deserta, e c'è però che vi viene a cogliere una donna molto bella, molto alta, che quasi emette una luce, quasi brilla di luce già propria. Io ho un déjà vu, quando l'ultima donna bella che ho visto a un certo punto è diventato un drago, è successo un casino. E lei vi fa: avventurieri, cercate riposo? Sì, ci piacerebbe un pasto caldo e un posto in cui dormire. Siete arrivati nel posto giusto. Lei vi guarda rapidamente uno a uno. Ci mette qualche secondo. Poi fa: permettete che mi presenti. Io sono Carissa Anuvien. Sono una paladina. E siete nel posto giusto. Qui state al sicuro. Niente vi può accadere. Gradite qualcosa da mangiare, qualcosa da bere? Perché non vi accomodate? Sì, ma ragazzi, non ci fidiamo così, non mangiamo dal nostro cappello, che è meglio. No, guarda, no, già la volta scorsa non era andata bene. Cerchiamo di essere empatici, sereni. Posso dire la mia? Sì? Secondo me non devi fare come in Amore, dove pensi che se una cosa è andata male è destinata ad andare male sempre. Va bene, fidiamo. Allora fidiamoci. Perché non gli dai 70 euro per questa... Sì, al posto della consulenza psicologica. Quindi vi sedete, vi accomodate? Sì, ok, accomodiamo. Perfetto, se arrivate al tavolo. Tutti siamo ferrati sul prezzo della nostra analista. Vi sedete con fattura e senza. Esatto. E lei vi fa: cosa gradite? Cosa volete mangiare? Cosa c'è di buono, cara? Per esempio abbiamo dell'ottimo arrosto. Arrosto di cinghiale appena fatto. E se volete della birra, dell'idromele o del sidro, tutto quello che preferite. Va bene, birra e arrosto, per favore. Per tutti? Sì, sì. Per tutti, perfetto. Cervogio. Lei se ne va. Abbiamo i soldi per pagare? No. Mi sa che siamo anche in una situazione amichevole. Quando lei dice questa cosa, abbiamo i soldi per pagare, lei si ferma, si gira. Avevo sussurrato, però. Si ferma, si gira e si fa: non c'è alcun bisogno. Si chiama riposo dell'avventuriero perché qui gli avventurieri possono trovare riposo. Madonna, che carina. Madonna, meno male. Bene. Brava. Cioè, su TripAdvisor ti do 10 stelle. E se ne va e ritorna in cucina, ok? Mi fai un tiro, druido, mi fai un tiro su religione? 10. 10 più senza bonus, ok, sì. Perfetto. In realtà la riconosci lei chi è. Probabilmente l'hai già vista da qualche parte, perché lei è una famosa paladina il cui scopo nella vita è quello di rifocillare gli avventurieri che arrivano. Ah, okay. È una persona integerrima di cui non devi temere granché. Ne hai sentito parlare. Lei si chiama appunto Carissa Anuvien e questo ti fa stare molto sereno, molto tranquillo, perché quando l'hai riconosciuta hai capito che ti puoi fidare di questa persona. Vabbè, ho capito chi è, possiamo stare abbastanza tranquilli. Ok, quindi sì, possiamo mangiare. A posto. Ci sei già passato qua? Non credo, però lei l'ho vista altre volte, è conosciuta per essere molto accogliente, è una persona molto di cui ci si può fidare senza problemi. E di te? E di te ci si può fidare? Se una persona così si fida di me, anche voi potete fidarvi di me. Ok, bene, mi è piaciuto. In quel momento arriva lei, arriva Carissa e vi porta il cibo che avevate chiesto, le birre. E poi se volete dormire potete andare al piano di sopra, ognuno ha la sua stanza. Se fate come foste a casa vostra. Grazie, sei gentilissima. Sei un amore. E se ne riva dentro. E voi state lì. Posso sapere l'uovo? Ce l'ho. Sì, lo tieni, lo metti sul tavolo, lo tieni. Che cosa? Ce l'ho addosso. No, per il momento state ancora mangiando. Ah, okay. Adesso ce l'ho qua addosso. In grembo. Ce l'hai in grembo. Perfetto. Sì. Ok, perfetto. No, vogliamo fare un planning per quello che succederà dopo. Cioè, ci riposiamo, ok. Poi cerchiamo di quagliare un attimo. Che facciamo? Abbiamo la pietra, quanto abbiamo l'uovo. Quanto ci metteremo ad arrivare a casa tua, Sharon? Non vogliamo usare la pietra per invecchiare. Io so quanto ci mettiamo ad andare a casa mia da dove siamo, a Neverwinter. Non sapete la distanza da Neverwinter, magari lo potete chiedere a Carissa se volete, penso che lei vi risponda, è molto affabile. Quindi. Io vorrei sapere, l'effetto della pietra è ripetibile o è un one shot? Una sola volta. Non è che possiamo far invecchiare varie roba. Io volevo provare con l'arrosto per capire come andava. Una sola volta. No, gli avanzi dell'arrosto. Sarà sangue. Lo volevo cuocere di più. Una sola volta.
Ho preferito dirglielo io piuttosto che farglielo scoprire da soli, perché in realtà avrebbe dovuto dirglielo William McTodd, ma mi sono dimenticato, quindi ho preferito rimediare così. Beh, non la facciamo complicata. Andiamo a Neverwinter. Portiamo l'uovo ai maghi rossi e gli chiediamo non solo la casa per me, ma una adeguata ricompensa per il vostro eroismo generoso e gratuito. Boh, vabbè. Vabbè, ci pensiamo. Quindi non dovete dirvi niente. No. Perfetto, vi andate a riposare, probabilmente scende la notte, quindi andate ognuno nella sua stanza. E qui c'è una buona notizia. Salite tutti al quarto livello. Rispetto alla prima stagione in cui ho usato per salire di livello il meccanismo con i punti esperienza, stavolta ho voluto sperimentare un altro meccanismo, quello delle pietre miliari. Una pietra miliare è un punto dove il master decide che i personaggi passeranno di livello. Può essere un obiettivo portato a termine, la scoperta di un luogo o di un'informazione, oppure l'arrivo a una destinazione importante. Insomma, è un meccanismo per semplificare il lavoro del master, che magari nel calcolo dei punti esperienza può un po' perdersi. Io avevo deciso che nel momento in cui fossero arrivati nella taverna di Carissa e avessero accettato di passare la notte lì, sarebbero saliti al quarto livello. Ma cosa comporta questa salita di livello? Quando un personaggio giunge al quarto livello, il giocatore può aumentare di 2 punti una qualsiasi caratteristica scelta tra forza, intelligenza, destrezza, saggezza, carisma o costituzione. In alternativa, può aumentare di 1 punto 2 di queste caratteristiche. Questo incremento può portare a modifiche dei punti ferita, dei modificatori, dei bonus di abilità, eccetera, eccetera, con conseguente necessario aggiornamento della scheda del personaggio. In alternativa, i giocatori più esperti possono scegliere, anziché l'aumento di caratteristica, un talento che conferirà al personaggio una dote o una capacità che va oltre alla propria classe, rendendo il personaggio unico. Per un maggiore approfondimento sui talenti, tuttavia, si rimanda al manuale del giocatore. Infine, chi lancia incantesimi, come il bardo, il druido, lo stregone, il mago, eccetera, impara un altro trucchetto che può scegliere tra quelli a disposizione. Io ho scelto riparare. Ripara una crepa o uno squarcio in un oggetto che tocco. Glera. Spruzzo velenoso. Spruzzo velenoso è un trucchetto che permette a chi lo lancia di spruzzare dal palmo di una sua mano uno sbuffo di gas velenoso. Morbegno. Io interdizione alle lame. Ok. Quindi ti proteggi da eventuali danni taglienti. E erpe. Illusione minore. Illusione minore è un trucchetto che permette a chi lo lancia di creare un suono o l'immagine di un piccolo oggetto entro 9 metri che permane per tutta la durata dell'incantesimo. Con il vostro quarto livello belli carichi, ve ne andate a dormire, riposate, quindi recuperate tutti gli incantesimi, tutto quanto. A metà della notte però succedono delle cose e proviamo questa cosa, ok? Vi chiedo, Brenda, Matteo, Glera e anche Shenron, di togliervi le cuffie e uscire un minuto lasciandomi solo con Morbegno. Fate pipì, sì? No, Morbegno, tu rimani. Qui ho provato a fare una cosa che non avevo mai fatto, ma che nei giochi di ruolo avviene come. Durante la sessione ho preso da parte i giocatori uno a uno per parlare con loro in privato e vedere se volevano fare qualcosa all'insaputa degli altri. D'altra parte è tutta la stagione che seminiamo un po' di zizzania in mezzo al gruppo, ma la costante presenza di tutti al tavolo avrebbe potuto impedire scelte coraggiose da parte dei giocatori. È un rischio? Sì, gigantesco, perché non ho idea di cosa potrebbe accadere, ma scopriamolo insieme e cominciamo da Rocco Tanica, alias Morbegno, per la legalità. Mentre dormi, stai nella tua stanza a dormire, senti dei sassolini dalla finestra. Ti lanciano dei sassolini dalla finestra. E cosa fai? Vorrei dirti prima cosa avrei fatto prima. Sì? Prima di sapere tutta sì? questa storia. Sì? Sarei fuggito silenziosamente di notte portandomi dietro la pietra. Veramente? Per andarmela a vendere e passare dei giorni tranquilli, cercando eventualmente di controllare i miei soci a distanza, essendo cosciente di avere fatto tutto quello che potevo fare in passato per tirarli fuori dai guai quando avevano bisogno. Quindi vuoi abbandonare il gruppo? Io li abbandonerei, okay, portandomi dietro la cosa di valore inestimabile, ma lasciando una serie di doni, di cose che ho, che può succedere. A me questo era venuto in mente di fare. Ok, e io te lo faccio fare. Allora... Non rovino poi il prosieguo, non dico per me che pare solo da sole muoio, ma non rovino il prosieguo degli altri. Questa è una tua scelta, sei tu che stai giocando, cosa vuoi fare? La vuoi fare questa cosa? Se io posso andarmene con una roba preziosa e sapere che poi la vendo senza avere draghi, rotture di coglioni legate al concetto di magico, quello è il figlio del mago rosso, quella è la cosa, eccetera. Devi scegliere tu.
Io proverei a andarmene nottetempo. Perfetto. In salutato ospite. A posto così. Che schifo, forse è una merda. Decidi. Tu cosa dici? Devi decidere tu, sei tu il giocatore. Sì, provo a fare sta cosa. Perfetto, ok, grazie. Wow, fantastico. Non potevo chiedere di meglio, la cosa si fa molto interessante. Vediamo cosa accade con gli altri. Continuiamo con Brenda Lodigiani, alias Candelora. Va bene, uccidiamoli tutti. Ferma, ferma. Quando sei tu da sola, sei nella stanza a dormire, senti dei sassolini sulla finestra. Mm-hmm. Che cosa fai? Mi alzo e vado a vedere. Quando apri la finestra e guardi di sotto c'è tuo padre. No. Il padre del circo che ti fa: ehi, ehi, figlia, sono riuscito a scappare dal circo. Vieni con me, portati l'uovo. Portati l'uovo con te. Dai che ricostruiamo il circo, ci basta, richiamiamo il pubblico. Avremo un circo solo io e te, saremo a posto, saremo sereni. Allora, mi piacerebbe tantissimo creare scompiglio e andarmene con l'uovo, perché io ho l'uovo. Però no, dai, non si può, non posso mollarli lì così. Quindi cosa fai? Cazzo, vado. Vado, non lo so, non decidi lo... tu. È da stronzi, aspetta un attimo, è da pezzi di merda. Devi decidere tu che cosa vuoi ho fare. Ho capito, però io ho bisogno di un consiglio. Non lo so, non ti posso aiutare. Ho capito, la vita ma del tuo piglio domani, cioè domani mattina no, questi non ti, si svegliano non ti trovano, e non mi trovano, senza io uovo. Gli ho fottuto l'uovo? Sì. Beh, però creerebbe un bel casino, no? Che qualcuno mi dica... No, ho bisogno di un... Io voglio bene al mio personaggio e voglio bene alla storia, quindi... È una tua decisione, devi prendere anche in fretta. No! Cosa che è? Cosa ha detto, amor Begno? Che ne so, ti decidi. Nessuno mi dice niente. No, devi decidere tu. Ma sono una stronza? Capita in questo gioco che qualcuno decide? Tutto capita, e niente capita. E non è che magari sono stronza, ma non... Ok, e se decidessi di andare con mio padre, posso che sia davvero mio padre? Sì. Posso portarmi dietro qualcuno? Lasciare un bigliettino nella camera di Puoi qualcuno? Puoi fare quello che vuoi. Cioè lasciare come un messaggio. Decidi. E dire... No, aspetta, ho capito, mi hai un po' destabilizzato. Allora, facciamo così, io a mio padre gli dico di tornare. Sì. Ok, di seguirmi. Okay. Ok. E che mi prendevo un po' di tempo per pensarci. Perfetto, e lui fa: domattina, quando state facendo colazione, rivengo a prenderti. Sì, e se però io non ci sono e mi sono spostata, tu però, papà, devi seguirmi. Seguimi, va bene, stai sempre sarà con fatto, me. Sarà fatto. Ti do un'altra possibilità. Buonanotte, papà. Buonanotte. Pa! Sì? Ti voglio bene. Anche io. Sono contenta di averti rivisto. E chiude la finestra. Ciao. Perfetto, perfetto. Mi chiami un altro? Siete delle merde. Mi chiami un altro? Sì. Perfetto, Brenda ha fatto le sue scelte e tra un attimo capirete anche meglio la questione del papà che è tornato sotto la sua finestra. Ricordatevi che sto parlando con i giocatori a uno senza che gli altri siano al tavolo. Ora è il momento di Matteo Curti, alias Erpenombra. Mentre stai dormendo, sì. Senti dei sassolini dalla finestra. Sì. Che cosa fai? Mi sveglio e mi affaccio. Ok, quando ti affacci, sotto al piano terra di questa locanda, vedi Runara. Ah! Qual buon vento! Runara che ti fa: Erpe, credevi fossi morta? Sì. Non lo sono. Ho saputo che sei riuscita a recuperare l'uovo. Quell'uovo è mio figlio. Restituiscimelo, me lo devi. Eh sì, in effetti ti ho distrutto l'isola e tutta la popolazione. Cercherò di fare il possibile. Adesso? Come adesso? Adesso stanno... Cioè, quell'uovo è... Vai, prendilo, restituiscimelo. No, vieni tu a prenderlo. Facciamo finta che sia un furto, non mi dare questa colpa. Domattina a colazione verrò. Sì. Ok. Allora io mi faccio trovare fuori, faccio in modo che l'uovo sia controllato ma non protetto. Tu arrivi, trovi il modo di portarlo via e noi tutti saremo sorpresi. Perfetto. Grazie. Ci vediamo domattina. Esci e tu chiudi la porta. Però non dire niente a nessuno, no, ovviamente. Certo. Matteo ha preferito rimandare la questione. Benissimo. Andiamo avanti adesso con Alessandra Patitucci, alias Glera Narrua. Mentre stai dormendo, più o meno a metà della notte, senti dei sassolini sulla finestra. Tic, 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 okay. Tic, tic. Che cosa fai? Apro la finestra. Ok, apri. Al piano terra di sotto, sì? C'è tua madre, c'è Runara. Oh, mamma! E lei ti fa: lo so, pensavi fossi morta, ma non lo sono. Oh mamma, e quindi mamma cosa facciamo? So che avete trovato l'uovo. Sì. Prendilo, vieni via con me. E come faccio a prenderlo? Ricostruiamo la nostra famiglia.
però devo tradire i miei amici, mi hanno aiutata, mi hanno fatta uscire dalla cella, non possiamo... Ma io sono la tua famiglia. Lo so, ma adesso anche loro sono diventati la mia famiglia. Non c'è una via di mezzo? Non, no. Devo scegliere tra te e loro? Se vuoi ripasso domattina. Ripassa domani mattina allora, mamma. Va bene, allora durante la colazione ripasserò. Va bene. Pensaci. Ti aspetto. Perfetto. E se ne va e tu chiudi la finestra, ok? Anche Alessandra non ha ceduto alla tentazione, almeno per ora. Ultimo della lista, Francesco Costa, ossia il druido Shenron Walsh. Stai dormendo, è più o meno metà della notte. Senti dei sassetti alla finestra. Che cosa fai? Mi sveglio e vado a guardare. Ok, apri la porta, apri la finestra, guardi al piano terra e c'è la tua ex, l'amata di tuo fratello. E sono sbalordito. Esatto. Penso che sia un miraggio. E lei ti fa: tuo fratello è morto. Ma com'è morto? È morto, ha avuto un attacco di cuore o qualcuno l'ha avvelenato, non lo sappiamo. E adesso il regno spetta a te. Vieni con me e porta con te l'uovo. Regneremo insieme su Gliranna. Caspita. Eh sì, ma scusami, adesso siccome mio fratello è morto, tu vieni. Perché non sei venuta prima? Ti ho cercato in lungo e largo. Negli ultimi giorni eri sparito. Mi avevano detto che eri a Phandalin. Sono andato a Phandalin, è tutta ghiacciata. Ma non prima ieri, prima negli ultimi anni. Io ero da solo, in esilio, abbandonato. Ho dovuto aspettare che tuo fratello morisse. Lo sai quanto è violento? Non mi lasciava andare, adesso finalmente è morto. Prendi l'uovo e vieni con me. Io sono molto indeciso. Sono molto indeciso. Dai, prendi l'uovo e scappa. Non voglio rubare queste persone che mi hanno aiutato a trovare quest'uovo. Non voglio tradirle. Ah, lei fa: ah, non me l'aspettavo. E se ne va. Cosa fai? Io penso che questa... sono molto sconvolto innanzitutto. Sono sconvolto, sono scosso, non mi aspettavo tutto questo. Torno a letto ma resto con gli occhi sbarrati e credo che questa porta per me rimane aperta. Cioè io a questo punto so che mio fratello è morto, il regno è lì. Non voglio abbandonare la compagnia della carriola, ma penso che magari tornerò a un certo punto nel mio regno. Chiaro. Quando dico io. Eccellente, ognuno ha avuto la sua proposta privata e ha deciso cosa fare. Adesso è il momento della resa dei conti. Facciamoli rientrare tutti, sedere al tavolo e il gioco può ricominciare. State dormendo tutti nella vostra locanda. A un certo punto sentite il gallo che dà la sveglia. Buongiorno, buongiorno. Scendete tutti nel refettorio dove la paladina Carissa vi ha fatto trovare già tutto apparecchiato per una luculliana colazione. Ma è una giornata colazione. Bellissima, sì, vedo che c'è un sole fantastico. Che spacca ma mangiamo fuori. Ma c'è solo un problema, che Morbegno non c'è più. Nella prossima puntata di Dungeons & DJ. Tu sei uno stronzo perché me l'hai uccisa la mamma. Posso dirvi a me dopo stanotte di quest'uovo, di riportare quest'uovo, non importa più granché. Vaffanculo comunque, Morbegno, esatto. Prima cosa. Porta si apre, entra nella stanza tuo padre. Papà, grazie di tutto. Posso tirargli una sberla? Si spaventa un po' fa. E lo riconosce? Che ci fa un cultista del drago in questa locanda? Come osi farmi una domanda? No. Combattiamo, io ho già un D20 in mano. Ma volete combattere contro un drago? Ma sì. Bravi. Come a teatro, quando pensi che poi parte la musica, vedi che non escono più. Dungeons & DJ Trivia. La domanda di questa puntata è: quale caratteristica di William McTodd presente nella prima stagione il master si è dimenticato di interpretare in questa nuova serie di Dungeons & DJ? Se lo sapete, scrivete la vostra risposta all'indirizzo mail f.lancia@dj.it. Se invece volete entrare nella community Telegram del podcast per commentare le puntate insieme a noi, il gruppo Telegram si chiama Dungeons & DJ e lo raggiungete da t.me/dungeons&dejai. Bell'inglese. Dungeons & DJ è un podcast di e con Francesco Lancia, con la partecipazione speciale di Francesco Costa, Matteo Curti, Brenda Lodigiani, Alessandra Patitucci e Rocco Tanica. Ripresa e montaggio Daniele Palmieri. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Consulenza artistica Cristian Zoltar Bellomo. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.